Eccoci, siamo live sulla pagina Facebook della Bussola TV. Sono in compagnia di Paola Nitido, a cui do il benvenuto. Buonasera a tutti, grazie mille per avermi invitata. Paola Nitido è l'ospite di oggi del nostro format Parliamo di Libri, laureata in lettere moderne alla Federico II, in italianistica all'Alma Mater Studiorum di Bologna. Ha vinto il premio letterario internazionale Nova Sociale nella sezione narrativa giovani per il racconto a gambe incrociate nel 2016. Ha ricevuto una menzione speciale per la sezione poesia nel 2018. È stata redattrice di F2 Radio Lab, la radio ufficiale della Federico II di Napoli tra il 2018 e 2019 e ha studiato giornalismo narrativo per l'Accademia Molly Bloom. Ed è qui oggi per presentare il suo libro Le vite degli altri abitano la mia, la scrittura del sé nell'opera di Fabrizia Ramondino, che è uscito il 25 novembre del 2021 Giusto. ed è edito dalla Friderichiana Editrice Universitaria. Quindi, Giustissimo. È un libro fresco di stampa che diciamo mi sta dando tantissime soddisfazioni. È veramente stato un lavoro fortunato, intenso, ma appunto importante proprio perché racconta la vita di una grande donna, Fabrizia Ramondino, che ha, diciamo, rappresentato tanto per la letteratura, per la cultura, il cinema, il teatro, e quindi di questo sono contenta, diciamo, aggiungere un piccolo tassello alla storia, al racconto di una donna importante. ricordiamo che Fabrizia Ramondino è scomparsa prematuramente nel 2008 e è stata una scrittrice eclettica perché veramente si è occupata di tantissimi aspetti della letteratura. Volevo anche far vedere la copertina del tuo libro e purtroppo Fabrizia Ramondino, come dicevi tu, è troppo poco conosciuta. Vero. Non è conosciuta quanto meriterebbe di essere conosciuta e letta. Quindi io volevo chiederti proprio questo, come nasce questo libro e quindi perché scegli di dedicare la scrittura del tuo saggio a Fabrizia Ramondino? Il libro nasce appunto da una mia esigenza, ma che penso rappresenti comunque l'esigenza di tanti e di tante, cioè quella di raccontare una vita che appunto, come dicevamo, merita più spazio. Proprio in questi giorni mi sono resa conto, anche se appunto il libro è finito e ci ho lavorato tanto, continuo a pensare e ho capito che in realtà Fabrizia Ramondino rappresenta un po' quella che è tutta la storia del Novecento. E infatti è stata importante non solo per la militanza, l'impegno sociale a Napoli, ha creato negli anni 60 l'Associazione Risveglio Napoli, ha lavorato col Centro di Coordinamento Campano, ha fatto tanto per i bambini dei vicoli. Anche partita con Mario Martone in Algeria verso appunto il popolo Sahrawi e poi ancora ha raccontato il disagio mentale a Trieste, nel centro donne e salute mentale di Trieste. Quindi tantissime sono le esperienze che hanno toccato la storia del Novecento. Oggi, che è la giornata della memoria, non posso non menzionare anche quello che Fabrizia Ramondino ha fatto per questa pagina triste della nostra storia. Infatti, racconta in un suo libro, tra i più belli, In viaggio, quanto leggere i quaderni di Etty Ilsum sia stato per lei un'esperienza salvifica. Ricordiamo essere Etty Ilsum una scrittrice vittima dell'Olocausto e quindi proprio avvicinarsi alle storie degli altri, alle vite degli altri, è stato per Fabrizia Ramondino un modo salvifico e anche un modo per affrontare la scrittura oltre che la vita. E quindi Le vite degli altri abitano la mia è stato in realtà una frase, il modo attraverso cui io ho sentito raccontare questa storia, per me appunto urgente, per me necessaria, ma secondo me è stato anche il modo attraverso cui Fabrizia Ramondino ha vissuto, ha sentito la vita. Le vite di altri che hanno abitato la sua sono tantissime e vengono raccontate in tutti i suoi libri. Ma infatti, se non sbaglio, Le vite degli altri abitano la mia è un tuo verso che decidi di donare a questo libro.
Esatto, è un mio verso che però per un gioco, diciamo, simpatico, appena fu comunicato alla casa editrice come titolo del libro, l'editore mi disse: "Ma questo è un verso di Fabrizio Ramondino, lo metteremo tra virgolette." Per me fu appunto un orgoglio addirittura confondere il verso di una mia poesia con un verso di Fabrizio Ramondino. E invece ho deciso di prendere questo verso tra appunto i miei quaderni, i miei scritti, e dedicarlo alla vita e al racconto di Fabrizia. Tra l'altro, lei, appunto, come dicevi prima, racconta del disagio psichico e della depressione, lo fa nell'Isola Riflessa e racconta di come cioè, le relazioni con gli altri siano salvifiche, cioè l'unico modo per poterci salvare è quello di mantenere una relazione con gli altri, appunto abitando le vite degli altri e far sì che le vite degli altri abitino la nostra. Esatto, infatti è proprio lo specchio, il libro che citavi, l'isola riflessa, riflesso è proprio l'aggettivo appunto dello specchio che è uno strumento presente moltissimo in tutte le sue opere. E proprio in questo libro bellissimo, l'isola riflessa, lei dice: "Ogni vita vale l'altra, questo mi spinge a non distruggermi." Cioè addirittura il fatto che la sua vita in un momento per lei di grande sofferenza, di grande depressione, abbia il valore e quindi abbia importanza come la vita di un altro, è un qualcosa che la spinge a non distruggere la sua. E questo mi sembra uno dei messaggi più belli che appunto si possano trovare in letteratura. Qual è proprio poi il senso della letteratura? Conoscere le vite degli altri, entrare in empatia con l'altro. Se chi non legge non può entrare nei pensieri di un altro e quindi appunto nella sua vita. Esattamente. E, tra l'altro, volevo ricordare che il tuo libro, tra l'altro, mostriamolo nuovamente, mostriamo la copertina, è un testo ibrido, si può dire così perché c'è una prima parte saggistica in cui dai una chiave di lettura inedita di alcune opere di Fabrizio Ramondino e poi c'è una seconda parte con delle testimonianze, dei ricordi di persone che le hanno voluto bene, che l'hanno conosciuta, tra cui anche quella di Mario Martone. Poi l'opera in copertina è di Ernesto Tatafiore e poi all'interno ci sono anche delle immagini, ci sono delle opere interne ad opera di Simo Capecchi, quindi è un'opera quasi corale da te curata. E, Proprio così. Dimmi, quindi volevo chiederti un po' dimmi. la genesi di questo libro fatto in questo modo, perché dividerlo in due parti? Allora, il mio obiettivo principale era quello di mostrare quanto la vita di Fabrizia, tornando appunto allo specchio, non era in realtà raccontabile in maniera unica, ma visto che la sua vita era fatta da tantissimi elementi differenti, ma allo stesso tempo uguali, perché appunto era una vita unica, potevo riunire tutti quegli elementi della sua vita. E in che modo farlo? Farla raccontare da chi l'aveva conosciuta. Prima di tutto per me è stata una fortuna poter conoscere Mario Martone, Ernesto Tatafiore, Titti Marrone, tutti coloro i quali hanno partecipato con gioia al libro, ma anche perché rappresentano in vari momenti e vari aspetti della vita di Fabrizia. E quindi c'è il racconto del cinema con Mario Martone. Ricordiamo che Fabrizia Ramondino ha scritto la sceneggiatura di un film meraviglioso che è Morte di un matematico napoletano, film che racconta di un'altra personalità ibrida, sregolata, dirompente come Fabrizia, Renato Cacioppoli, che è uno dei grandi nomi appunto tra i napoletani che vengono menzionati nel libro, come pure Anna Maria Ortese, che era la più amata tra gli scrittori appunto di Fabrizia Ramondino. E dico scrittori proprio perché lei preferiva essere chiamata scrittore piuttosto che scrittrice. E poi ancora l'opera di Ernesto Tatafiore, che ha, diciamo, giovato al libro con questa bellissima copertina, è in realtà anche un gesto di affetto e di riconoscenza da parte di Tatafiore per Fabrizia, che era una sua cara amica. E poi c'è il racconto di Arturo Cirillo, che invece racconta il teatro di Fabrizia. Appunto, Arturo Cirillo porterà in scena questa primavera un testo inedito di Fabrizia Ramondino che si chiama Villino Bifamiliare.
E poi ancora ci sono questi meravigliosi disegni di Simo Capecchi, che ha acquarellato, quindi dipinto con gli acquarelli, un'unica copia di Un giorno e mezzo, che è un romanzo bellissimo, oggi introvabile come la maggior parte dei libri di Fabrizia, e che appunto ho voluto reinserire nel libro proprio perché volevo salvare dall'oblio, portare alla memoria tutti questi libri di Fabrizia che adesso stanno diventando dei pezzi rari. Soltanto da poco Fazio Editore ha ripubblicato un romanzo che non usciva dal 2001, Guerra, l'infanzia di Spagna, dove appunto Fabrizia racconta la sua infanzia così come fa in Altenopis. E quindi ho voluto riunire in un testo ibrido, perché ibridi erano anche i libri di Fabrizia, un racconto di una vita, di una personalità unica, di un tipo di letteratura che in realtà io penso abbia tanto in comune con la letteratura che oggi è in voga. Elena Ferrante, alla fine, è il racconto di vite uniche, di donne che inventano e raccontano un nuovo tipo di femminilità, una femminilità che rompe gli stereotipi di quell'essere donna in maniera tradizionale. Una delle cose che ho amato subito di Fabrizia Ramondino è stata quando lei dice in un libro che si chiama L'isola dei bambini, appunto torna all'isola come nell'isola riflessa, l'isola di Maiorca della sua infanzia, sono tutte isole in questo arcipelago ramondino. E lei nell'isola dei bambini dice, per una donna, per una ragazza diventare donna significava superare un rito di iniziazione, cioè quello di dare alla luce un figlio. Per me invece diventare adulta da quando ero ragazza significò portare in spalla un bambino. È proprio in questo gesto di portare in spalla, di aiutare gli altri, che io immagino Fabrizia Ramondino che era vicino ai bambini dei vicoli, ai bambini Sahrawi e che appunto aveva avuto anche tantissimi alunni nella scuola pubblica. Lei è stata insegnante per tanti anni. Ha insegnato a Milano, ha insegnato a Napoli, a Torre Annunziata, ha vissuto a Portici, che è la mia città. Quindi tante sono le cose che io sento di avere in comune con lei. Tra l'altro, la raccolta di testimonianze, proprio come dicevi, riflettono un po' caleidoscopicamente la figura di Fabrizia, che è un po' ciò che ha fatto lei stessa nelle sue opere. Quindi è come se avesse Vero. voluto restituire un po' il Diciamo suo. che la suggestione del caleidoscopio non è stata una mia brillante idea, ma è stata appunto un'idea brillante di Fabrizia, che ha pubblicato questo libro, anche questo introvabile, dal titolo Dadapolis, Caleidoscopio napoletano. Dadapolis è una parola che vuole significare Napoli, così come Altenopis, e quindi vediamo quanto la sua città natale sia presente in tutte le sue opere. E lei mette insieme una sorta di caleidoscopio, appunto, nel raccontare Napoli attraverso le voci di chi l'aveva percorsa, di chi l'aveva raccontata. E quindi alcuni dicono è semplicemente un'antologia. In realtà non è un'antologia, è un modo di raccontare una città che è di fatto internazionale, così come internazionale era ed è Fabrizia Ramondino. È una donna che parlava tantissime lingue, di una cultura sconfinata. Io quello che penso sempre quando leggo Fabrizia è: ma come ha fatto a vivere e a leggere così tanto? Cioè, di solito portare avanti queste due attività, la vita e la lettura, così come anche la scrittura, è difficile, ci vorrebbero mille vite. Invece lei sorprende sempre perché ha letto veramente di tutto e ha scritto tantissimo. Ma ha vissuto poi anche tanto. Ma Esatto. tra tutte le testimonianze che ci sono nel tuo saggio, ce n'è una in particolare che potrebbe essere emblematica per far capire chi era Fabrizia? Allora, molto bello è il racconto di Gabriella Scamardella, che è una scrittrice, insegnante, ma anche amica di Fabrizia Ramondino.
perché negli ultimi anni della vita Fabrizio ha vissuto ad Itri, che era un borgo nei pressi di Gaeta, dove poi appunto è morta. E Scamardella racconta l'ultimo periodo della vita di Fabrizio, un periodo dedito alla lettura, agli amici, alla scrittura. In realtà io penso che Fabrizia era quella donna che appunto amava stare con gli altri, amava dedicarsi alla letteratura, ma allo stesso tempo amava anche appunto abitare la letteratura. E c'è il professor Colangelo che diciamo mi ha seguito nello studio di Fabrizia Ramondino quando ho cominciato dedicando la mia tesi di laurea, che ha detto: le vite degli altri abitano la mia, in realtà rappresenta Fabrizia, perché abitare è proprio emblematico per Fabrizia. È una donna che appunto era nomade, ha vissuto in tantissimi luoghi, quindi parlava tantissime lingue, ma era nomade soprattutto intellettualmente. È un'intelligenza viva, un'intelligenza così cosmopolita, che riusciva a capire e adattarsi anche ai tempi. Addirittura, appunto, negli anni della vecchiaia, c'è la figlia che racconta in un'intervista bellissima di Repubblica che Fabrizia aiutava anche a scrivere determinate canzoni, e quindi anche la musica con Diana Teiera. E quindi ovviamente per me è uno stupore continuo. Una grande scrittrice del Novecento, amica di Elsa Morante, di Natalia Ginzburg, di Anna Maria Ortese, vicina agli alunni, vicina ai bambini, ai ragazzi, agli amici, ma soprattutto alla letteratura. Tu prima, rivediamo un attimo la copertina del tuo libro e nel frattempo volevo ricordare proprio il fatto che hai detto prima che Fazio Editore ha pubblicato il 20 gennaio, quindi pochissimo fa, pochissimi giorni fa, Guerra d'infanzia in Spagna. Poi tra l'altro il 21 giugno del 2021 sono state dedicate a Fabrizia le scale di Via Pontecorvo a Napoli. Tu c'eri, giusto? Io c'ero ed è stato veramente molto emozionante. Proprio con il comune, con l'assessorato alle pari opportunità, ho diciamo condotto quest'iniziativa, questo evento che ho proposto di intitolare Ritorno ad Altenopis, proprio perché Altenopis era il nome dell'esordio letterario di Fabrizia Ramondino. E il professor Paolo Valerio, quello che ha proposto al comune di dedicare a Fabrizia queste rampe nei pressi della mensa dei bambini proletari dove lei appunto ha militato, e anche il professor Paolo Valerio ricorda una sua testimonianza nel mio libro di Fabrizia Ramondino. E quel giorno è stato molto emozionante perché insieme a Mario Martone è venuta anche Lidia Patrizi, la figlia di Fabrizia, poi c'era la sorella, c'era Arturo Cirillo, c'erano addirittura alcuni bambini di Torre Caracciolo ai quali Fabrizia aveva appunto insegnato. E infatti tantissimi sono stati anche i suoi alunni e tante le persone che la ricordano. Io penso che Napoli debba, ma proprio la letteratura tutta, dare molto più spazio a Fabrizia, proprio perché è una personalità da cui c'è tanto, tanto da imparare. E Infatti, soprattutto io penso anche alle donne, perché lei tanto ha fatto per le donne. Non si è mai definita femminista, ma di fatto lo era. E anche il fatto di promuovere questa femminilità, dirompente, una femminilità che in realtà è soggettività. E quindi lei parla di sé, diciamo, pronunciando la parola io, ma è come se fosse più un soggetto. Questo travalica questa distinzione tra i generi che diciamo oggi tocca un po' tutta l'opinione pubblica, e quindi lei ha anticipato anche dei discorsi che oggi sono molto molto attuali. poi è più importante fare rispetto a definirsi. E tra Verissimo. l'altro poi il libro è uscito il 25 novembre, che sappiamo è la giornata dedicata all'eliminazione della violenza contro le donne. È emblematica questa cosa. È vero, Ritorna sì, ci un sono po'. tante tante coincidenze. Io proprio questo volevo chiederti, no? Cioè, perché, e poi hai anticipato un po' questa domanda, ma perché si parla così poco di Fabrizio Ramondino? Perché si studia troppo poco? Io credo proprio perché ho la tendenza di questi tempi è ancora purtroppo quella di definire.
e quindi una personalità incollocabile è difficile ovviamente da definire, da inquadrare e ovviamente è difficile parlarne, ma proprio per questo bisogna farlo, perché è questo diciamo, il mondo a cui stiamo andando incontro. Pensa che Fabrizio Ramondino, che tanto ha fatto con l'impegno civile, con la militanza, veniva di fatto ricordata come scrittrice impegnata. Lei invece dice: ma che significa essere impegnati? Uno scrittore si impegna quando già soltanto prende la penna in mano e ha il coraggio di parlare, ha il coraggio di raccontare. E invece proprio di Fabrizia, secondo me, bisognerebbe parlare per raccontare un modo di vivere, la vita riunendo in sé aspetti differenti. Ma anche poi per restituire qualcosa, almeno il minimo, per tutto ciò che lei è stata e tutto ciò che ha fatto. E ok, che forse stiamo cominciando con la pubblicazione di Fazio Editori, chissà, anche il Samorante non è partita subito con, È cioè non c'è vero, è vero. stato subito il successo delle opere di El Samorante, adesso la stiamo apprezzando, magari anche con il fatto che Procida, Capitale della Cultura 2022, quindi l'Isola di Arturo, sta Sì, iniziando. Può darsi che. Fabrizia amava molto, infatti, El Samorante, amava l'Isola di Arturo, amava anche Anna Maria Ortese, che anche questo è un nome che tutti dovrebbero dare per assodato nella propria vita e nella propria cultura. Però di fatto è anche vero che il mare non bagna Napoli, cioè spesso, dicevano i romani, nemo profeta in patria, spesso bisogna andare fuori per avere i propri riconoscimenti. C'è per esempio anche la vita e la storia di Goliarda Sapienza, un'altra grande scrittrice del nostro Novecento, che invece ha avuto fama prima in Francia e poi in Italia. Adesso Mario Martone ha riportato a teatro un suo testo, Il filo del mezzogiorno, e quindi veramente personalità come Mario Martone che riportano alla luce vite che diciamo rischiano di andare nell'oblio, mi danno speranza. E poi proprio Fabrizia Ramondino aveva fatto conoscere a Mario Martone Elena Ferrante, gli aveva detto: leggi L'amore molesto. Meno male che gliel'ha consigliato. Questo ci dimostra ancora quanto Fabrizia fosse una grande interprete del tempo, con un'empatia veramente entusiasmante. E poi sempre il caso di avere fortuna all'estero prima che in Italia, anche per Elena Ferrante è stata la stessa cosa. Guarda, io sto dicendo una cosa proprio, mi ricordo una puntata della serie TV Una mamma per amica, dove c'è appunto la protagonista che ama la letteratura e quando le si chiede chi è il tuo autore preferito, la tua autrice preferita, risponde Elena Ferrante, in tempi non sospetti quando ancora non c'era la fenomenologia dell'amica geniale. Quindi sto parlando di un po' di tempo fa. No, Cioè. veramente, ma pensa che anche i più grandi dantisti, gli studiosi di Dante Alighieri, sono in America. Quindi diciamo tutto riguarda tutta la letteratura, non solo quella del Novecento. Anche i primi studi su Fabrizia Ramondino sono stati proprio non in Italia, in America, i Women Studies sul filone della letteratura di genere. Invece quello che secondo me è realtà dirompente di Fabrizia è che non si deve studiare solo nell'ottica di una letteratura femminile, appunto come scrittrice, ma come un vero e proprio scrittore che supera quelle che sono le definizioni. Lei infatti diceva che per la critica era difficile approcciarsi alla sua opera, perché non era una poeta, non era solo una poeta, non era solo una drammaturga, una sceneggiatrice, una romanziera, ma lei dice: perché si deve entrare solo in un cassetto? In quale cassetto metteresti Pasolini? Anche il fatto che lei appunto si paragoni, si identifichi con Pasolini, significa che è consapevole della sua grandezza, della sua originalità, ma anche quando questo destino di essere così incollocabili sia in realtà purtroppo una condanna. Tu però con questo saggio credo che hai creato una sorta di ponte verso di lei. E quindi volevo chiederti chi era per te Fabrizia Ramondino? Quindi al di là della grandezza, cosa ti porti dentro di Fabrizia più di qualsiasi altra cosa?
Allora, ovviamente, come le cose più profonde, c'è sicuramente un legame autobiografico, cioè sono di una generazione opposta a quella di Fabrizia. Io non posso capire nel profondo quello che lei ha vissuto nell'infanzia, nella gioventù, non posso capirlo appieno. Posso però sinceramente capire cosa significhi non rispecchiarsi in una sola immagine, in un solo destino. E quindi mi sono appassionata ai suoi libri perché? Perché crescendo, io ho 25 anni, penso che siamo coetanee, quindi penso che puoi capirmi. Tutti mi chiedevano: sì, ma tu che vuoi fare? Tu leggi, scrivi, vedi film. Io ho fatto tanti anni la giuria al Giffoni Film Festival, ho fatto radio a F2 Radio Lab, ho fatto tante cose diverse. Leggo, scrivo, ho scritto poesie. Molti mi chiedevano: sì, ma tu chi sei? Che vuoi fare? Vuoi scrivere? Ma cosa vuoi scrivere? E quindi questa volontà di inquadrare le persone in una sola realtà, invece l'ho vista smontata, l'ho vista libera nella vita di Fabrizia. Chi avrebbe potuto dire a Fabrizia a 25 anni: vuoi scrivere, cosa vuoi scrivere? E poi dopo ha scritto di tutto, e meno male che l'ha fatto. Quindi ovviamente non mi sto paragonando a lei perché sarebbe troppo, però mi ha indicato una strada. Mi ha fatto capire che in realtà si può essere tutto e si può essere semplicemente se stessi, senza dover decidere un'etichetta, ricucirsi un ruolo. E lei, per esempio, quando ha insegnato nella scuola pubblica tanti anni, diceva che era un carcere perché ovviamente non si riconosceva come insegnante. Però ha fatto tantissimo da un punto di vista pedagogico. Addirittura aveva preso in affitto un bascio nei quartieri spagnoli e in questo bascio dava ripetizioni ai ragazzini, insegnava a leggere e scrivere ai cosiddetti scugnizzi. Quindi è come se avesse messo il proprio anche in qualcosa che non sentiva suo, che è Sì. appunto l'insegnamento. Sì. Forse quello che dici è quello che dovrebbe, è l'insegnamento più bello ed è la scintilla che dovrebbe scattare quando ci troviamo a leggere, ad avere a che fare con personalità di questo tipo. E credo che era forse questo, al di là di tante cose, forse questo poteva essere uno degli intenti di Fabrizia. Sì, che di fatto poi è anche un po' il mio intento. Per esempio, mi ha colpito molto leggere il racconto che una sua amica ha fatto in un testo che ho citato tantissimo, che si intitola Non sono quindi a Napoli sicura di casa, e quello era un verso invece di Fabrizia messo tra virgolette. E lei racconta a questa amica che era in un momento di difficoltà della vita. Fabrizia le dice: tutto ciò di cui hai bisogno è dentro di te. Quando ho letto questa frase, letta e riletta, mi sono resa conto che era quella la risposta che cercavo. Io che a 25 anni ancora non so chi sono, così come non lo sapeva Fabrizia, dove vado, non lo sapeva nemmeno lei, però poi ho letto tutto ciò di cui hai bisogno è dentro di te e ho capito che forse i libri e le vite degli altri possono darci qualcosa. In ultimo, no, prima di salutarci, se dovessi suggerire un libro, no, di Ramondino, a chi non ha letto nulla di suo, che titolo sceglieresti? Cosa potresti suggerire a chi ci sta guardando? Allora, o io per, diciamo, mi metto nei panni di una lettrice, di una ragazza, di un ragazzo, diciamo, persone che poi sono curiose di Fabrizia, consiglierei Taccuino Tedesco, che è un libro in cui Fabrizia racconta tutte le sue esperienze in Germania, i suoi viaggi, e anche lì ci sorprende, perché anche lì dice: secondo molti, diventare adulti significava frequentare l'amore e il lavoro, avere esperienza di queste due cose. In realtà, per me, diventare adulta significava scrivere. E quindi mi piace sempre pensare a Fabrizia come una personalità che scombina le carte, che inventa nuove regole, le sue nuove regole, i suoi modi di andare avanti, di costruire una strada, in questo senso di essere libero e originale. Quindi sì, consiglierei Taccuino Tedesco, ma sicuramente anche le sue poesie,
nel libro Per un sentiero chiaro, sono bellissime. Paola, io ti ringrazio, vorrei far rivedere la copertina del tuo libro, Le vite degli altri abitano la mia, la scrittura del sé nell'opera di Fabrizia Ramondino. E ti ringrazio davvero tanto perché era importante Grazie a parlare di Fabrizia Ramondino, è importante quello che hai fatto. te. Grazie, grazie veramente per avermi invitata e per l'empatia con cui, diciamo, sei stata vicina a questa storia. Io ringrazio anche tutti voi per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata del nostro format Parliamo di Libri. Ciao, grazie.